In campo la solidarietà allo stadio Giannattasio Stella Polare di Ostia. Ad affrontarsi la nazionale polizia della Consap e quella degli attori. È una partita importante, una partita del cuore che si gioca per Mauro Macci, sostituto commissario della Polizia di Stato che durante una seduta di allenamento è rimasto vittima di un incidente che gli ha causato una tetraplegia irreversibile e per il quale è ancora ricoverato al CTO di Roma. L'evento è stato organizzato dalla Consap di Roma, come ci spiega il segretario Francesco Paolo Russo. Abbiamo organizzato questa partita in onore di Mauro Macci, un sostituto commissario della Polizia di Stato, che purtroppo durante una seduta di allenamento fisioterapica ha subito un incidente spezzandosi il medullo all'altezza C4 e C5. Ora è ricoverato al centro spinale di Garbatella, oramai da un anno. Siccome purtroppo non ha avuto miglioramenti nel corso delle ultime settimane, è stato messo in uscita. E l'uscita comporterà l'acquisto di una carrozzella motorizzata con antidecubito che praticamente avrà un costo non indifferente e soprattutto la ristrutturazione dell'appartamento che dovrà essere rimesso a norma per portatori di handicap. È stato per noi un esempio, è stato un padre, un fratello e soprattutto un grande poliziotto, perché negli ultimi 20 anni è stato al servizio centrale operativo, che è praticamente l'ufficio dove, che faccio un esempio spicciolo, dove è stato catturato Brusca, Provenzano, Santa Paola, quindi un uomo d'azione, un uomo in gamba. Racconto una cosa, lo siamo andati a trovare, la prima cosa che mi ha detto: forse c'è chi sta peggio di me. Insomma, E a fianco alla Consap è anche l'associazione sociale Sicurezza, impegnata da sempre su più fronti, come ci racconta il dirigente Giulio Incoronato. L'associazione sociale Sicurezza lavora su tanti fronti, come dice il nome, sul sociale e sulla sicurezza. Sul sociale collabora con l'unità Alsi da anni, mentre sulla sicurezza organizza convegni nella tematica della legalità. Ha organizzato numerosi corsi di B-Face sul territorio, corsi sulla legalità nelle scuole di Roma e naturalmente questo evento. È un'associazione giovane e i suoi associati di tutti i livelli collaborano attivamente ma soprattutto no profit. Una partita importante sottolineata anche dalla presenza del questore di Roma Francesco Tagliente. Ma io sono qui per testimoniare la vicinanza a questo collaboratore, ma soprattutto per testimoniare l'attenzione nei confronti di coloro che hanno organizzato un evento che richiama la mente di tutti noi l'impegno per la solidarietà. Questo evento è un evento che esalta il momento di solidarietà degli operatori di polizia, i quali non solo sono impegnati per garantire ai cittadini attraverso un servizio continuo il diritto di essere e di vivere sicuri, ma testimoniano con questo impegno una sensibilità particolare nei confronti delle fasce deboli, di chi versa in una condizione di particolare fragilità. E al richiamo della solidarietà la Nazionale Attori ha risposto senza nessuna esitazione, come da sempre fa. Ma diciamo che noi ci impegniamo sempre quando si tratta di cose belle, anche di grande solidarietà. Questa non sarà l'ultima, credo, per i miei colleghi. Per me penso di sì, che personalmente già non ce faccio più. Però siamo veramente contenti, perché poi generalmente queste partite sono delle partite che, non voglio dire, ma più o meno vinciamo sempre. Anche perché noi, essendo abbastanza attori, comunque riusciamo a fingere sia in area e quindi ci becchiamo sempre un calcio di rigore o una punizione. Quindi su questo siamo a posto. Un impegno sentito anche con evidente affanno da un altro noto attore, Giorgio Pasotti. Purtroppo la vita, sì, alle volte ti volta le spalle, però tengo a precisare che Mauro Macci ha una splendida famiglia, una moglie meravigliosa, due figlie che lo amano e lo adorano, e per cui insomma la vita va avanti. Noi oggi semplicemente siamo qui per rendere omaggio a questa persona che ha fatto tanto e continuerà a farlo, perché comunque non dimentichiamo che continua a collaborare ovviamente con la polizia per rendere la nostra vita più sicura, più serena per noi, per i nostri figli, per i vostri figli. A sostenere l'iniziativa anche l'assessore alle attività produttive del lavoro e litorale di Roma Capitale, Davide Bordone. Una grande iniziativa di solidarietà qui ad Ostia. Come amministrazione comunale siamo particolarmente felici, intanto perché è una bellissima giornata e quindi ci si può godere il mare di Roma, e dall'altro perché la Polizia di Stato ha organizzato
una grande iniziativa molto partecipata, ci fa piacere come amministrazione aver contribuito a questo evento, ma soprattutto vogliamo moltiplicare le iniziative. Da anni si parla di Befana del Poliziotto, come amministrazione comunale c'è una stretta sinergia col questore tagliente, col commissariato di Ostia, e io credo che queste giornate servano non solo per fare solidarietà, ma anche per fare una sintesi istituzionale importante tra amministrazione locale e Polizia di Stato. Con quanto raccolto, dunque, i colleghi di Macci compreranno una sedia a rotelle motorizzata e contribuiranno ai lavori per eliminare le barriere architettoniche nel suo appartamento. Com'è finita la partita? Poco importa, da domani inizia la partita più importante, quella appunto di Mauro Macci con la vita di tutti i giorni, anche se siamo già sicuri che saprà vincere questa, sapendo ancora una volta regalare un sorriso alla sua famiglia e ai suoi amici. Vorrei ringraziare mio padre che, nonostante tutto, continua a sorridere e a farci sorridere.